Il cielo stellato e centinaia di candele sparse per la città faranno da cornice venerdì 10 agosto alla Notte delle Candele, un evento che coinvolgerà gli esercenti lungo Corso Matteotti, piazze e vie limitrofe e che creerà un'atmosfera magica a tutti coloro che vorranno passeggiare, visitare il centro storico di Fano o fare shopping approfittando dei saldi e delle offerte di stagione. È l'ultima idea nata dall'artista fanese Claudio Pacifici, realizzata dal gruppo di commercianti Fano Centro e supportata sia dall'assessorato alle attività produttive che dalle associazioni di categoria. I 150 esercenti che hanno aderito e che si sono autofinanziati allestiranno un banchetto di fronte alle proprie attività, dove creeranno una composizione luminosa. Poi, durante la serata, un'apposita giuria valuterà l'allestimento più suggestivo o creativo e il primo classificato si aggiudicherà un premio messo in palio da una gioielleria del centro. Ogni esercente, ogni attività commerciale possa portare, perché dispone sicuramente dentro casa o di un candeliere o di qualunque oggetto possa fungere da portacandela, no? Quindi non so, un vaso rovesciato con un piatto sopra, un qualunque cosa possa, dove possa trovare ubicazione una candela. Dopodiché in due o tre esercenti insieme possono allestire dei piccoli tavoli lungo il percorso di Corso Matteotti, alternati, dove sopra mettere questi piatti con pieni di candele. Quello che mi piacerebbe molto, e che cerco che spero che voi insistiate su questo, è che anche gli abitanti dei piani più alti di Corso Matteotti possano aprire le loro finestre o balconi e arredarli con qualche candela bianca e accenderla, perché penso che la cosa sia di effetto sicuro. Benvengano manifestazioni di questo tipo che agevolano il commercio, ha commentato l'assessore alle attività economiche Cecchetelli. Sono sicura che fanesi e turisti rimarranno abbagliati dal grande colpo d'occhio che sarà in grado di offrire l'iniziativa. Alcuni di loro vi hanno chiesto di poter spegnere le luci lungo il corso principale, Corso Matteotti, e nelle vie dove si svolge questa iniziativa. Sarà possibile? Sì, sarebbe bello spegnere tutta la città, perlomeno la via dove viene questa manifestazione. Purtroppo lo spegnimento delle luci comporta lo spegnimento in tutta la città, quindi anche nelle vie dove non interessa l'evento. Quindi con tutte queste norme, problemi di sicurezza, di incolumità, è una cosa molto azzardata. Le luci non si possono spegnere, adesso vedremo se possiamo farlo nella piazza 20 settembre, se gli esercenti sono contenti, però per il resto no, perché è un sistema di collegamento che coinvolge tutta la città, tutto il centro storico. Per l'occasione anche la caserma Paolini, per agevolare la fruibilità della zona, rimarrà aperta fino all'una di notte.